L'economia, da tempo in crisi nelle sue strutture tradizionali fondate sull'agricoltura e sul mare, si volgeva verso forme nuove. Nascevano facili speranze. Ma l'industria petrolchimica ha limitate capacità di assorbimento e non può risolvere da sola tutti i problemi di una comunità di 60.000 persone in zona sottosviluppata. È anche, per sua natura, lenta a sollecitare nuove iniziative. Così, quando terminarono i lavori per la costruzione dello stabilimento, soltanto 700 gelesi rimasero occupati all'Anich su un totale di 2.500 dipendenti. Inoltre, nessun'altra grande o media impresa è sorta a completare il progettato piano di industrializzazione della zona. L'agricoltura intanto manteneva inalterate le vecchie strutture, senza avvertire la necessità di un rinnovamento che invece era attuato, per esempio, a Vittoria, un paese a 30 km da Gela. Perciò la manodopera rimasta disoccupata soltanto in piccola parte si è potuta volgere ad altre attività e l'emigrazione è tornata a proporsi con evidenza. Nel 1964 venne a mancare un'altra risorsa che si era creata durante il boom economico. I tecnici e gli operai forestieri che avevano trovato alloggio in città si trasferirono nel villaggio costruito dall'Anich alla Macchitella, a qualche chilometro dal centro. Oggi abitano qui centinaia di famiglie, in gran parte settentrionali. Il villaggio è completamente autonomo rispetto alla città ed è dotato di servizi molto moderni: negozi, un supermercato, scuole elementari, una clinica attrezzatissima, una casa albergo per dipendenti dell'Anich, una bella spiaggia. Gela si trova nel mezzo, tra lo stabilimento e il nuovo quartiere residenziale. Alle sue spalle è la Piana del Signore, la grande campagna che continua a spopolarsi. Di fronte il mare, che ha perso l'importanza di un tempo. La città sta dunque attraversando un momento difficile. Lo squilibrio che ne deriva si manifesta nella struttura stessa dell'abitato, dove edifici nuovi e sproporzionati si alternano disordinatamente alle vecchie case. Dietro stanno tutti i problemi di una comunità in crisi di crescenza. Non voglio fare più il carretteri come cavallo. A Gela non è facile distinguere subito la società giovanile in mezzo a quella degli adulti. Nella piazza, per le strade, ai tavoli dei bar, al parco pubblico, i ragazzi parlano, guardano, ridono, si atteggiano come gli anziani. Soltanto avvicinandoli, stando con loro, si scopre che formano una collettività che ha una fisionomia propria. Essi vivono la nuova realtà del paese, conoscono la situazione generale, ne seguono gli sviluppi, prendono posizione. Come gli adulti subiscono le difficoltà e le incertezze di questa fase di transizione. Anch'essi abbandonano la campagna e non fanno volentieri i marinai o gli artigiani. Preferiscono impiegarsi o diventare meccanici, camerieri, commessi, baristi, salariati in genere. Ma le nuove occupazioni non danno lavoro a tutti. Così alcuni emigrano, altri restano in attesa. Quello che li distingue dagli adulti è il desiderio di inserirsi concretamente in una società moderna e nello stesso tempo di superare i vecchi pregiudizi che anche in loro sono duri a morire. Lei che tipo di ragazza vorrebbe sposare? Un tipo di ragazza, diciamo così, di casalinga. Perché preferisce la casalinga? Perché per noi che siamo lavoratori, diciamo così, in giornata preferisco la casalinga. Lei vorrebbe che sua moglie rimanesse sempre a casa? Sì, sì. Allora non la lascerebbe lavorare? No, no. Perché non la vuole lasciare lavorare? Perché devo lavorare l'uomo, perché in Sicilia si usa così. Lei ha i suoi figli? Li tratterà come suo padre tratta lei oppure darà maggiore libertà così? Mi darebbe più libertà. Ai figli maschi o anche alle femmine? Figli maschi da una parte e le donne da un'altra parte. Anche alle ragazze lei darebbe sì, più sì. Libertà? No, alle donne no. Non darebbe maggiore libertà no. Alle donne? Perché? Perché sono donne. Ma lei crede che l'uomo sia un essere superiore alla donna? Sì, sì. Cioè per lei la donna è un essere inferiore? Sì, sì. Non c'è proprio niente da dire, se i femmini vanno a lavorare, non su cose dell'altro mondo, lo mondo era e rimani tu. La donna è libera e giustamente si vuole rendere indipendenti.
La femmina va acquistando libertà e con l'uomo è già quasi quasi in parità. Ma sono molte gere le ragazze che lavorano? Beh, prima non tanto, adesso il numero si va facendo sempre più grande, perché, anche perché c'era prima chi aveva quasi, non paura, ma appunto, ma paura di intraprendere a lavorare, per la mentalità che c'era Gela, perché aveva paura di essere criticata, anche chissà, paura forse nelle sue capacità di non farcela, ad assumersi delle responsabilità. Adesso invece le ragazze sono veramente tante che lavorano e c'è anche chi occupa posti abbastanza rilevanti. Sentite, cosa pensate del lavoro della donna in genere? Per me tutte le donne dovrebbero lavorare, che logicamente il lavoro è una cosa bella, anche perché si ha uno scopo nella vita, cioè non è per noi, almeno io la penso così, per le donne non è che c'è solo il matrimonio, ci può essere anche il lavoro, farsi una carriera. Chi ha per esempio più o meno una personalità spiccata, appunto soltanto io secondo me, per me soltanto col lavoro ci si può affermare. Cioè con il matrimonio in un certo senso non si può... far vedere in fin dei conti che cosa sa fare una donna, perché il ruolo della madre o della moglie si sa qual è. Quella è una cosa naturale. Più o meno si sa svolgere. Che nasce in noi, appunto. Quindi è un po', insomma, lavorare è bello. E nella sua famiglia ha trovato critiche o opposizioni? No, assolutamente, perché mia madre ha detto: guarda, se tu vuoi che lavoro, io lavoro, però non mi devi impedire, se non so, faccio straordinario oppure alla notte, certe volte magari mi ritiro alle 2:30, a seconda del lavoro che c'è, alle 3. La trovo a letto, mi dà la chiave tranquillamente, io entro e vado a letto. Per esempio, sono in possesso adesso della chiave del portone. Mai, non mi ha detto mai niente. Lo stesso per esempio quando vado a ballare. Se ho il diritto di lavorare, ho il diritto anche di andare a ballare e divertirmi. Angela, da quanto tempo lavora qui all'Anice lei? Da 3 anni, 3 anni e mezzo esattamente. Mi racconti un po' i primi tempi quando è entrata qui? Non ho avuto grandi difficoltà, almeno come ambiente era ormai sorpassato, insomma, perché la gente era già abituata a vedere lavorare le ragazze, in quanto ci sono le mie colleghe più anziane di me, quindi da questo lato non c'è stato niente da dire, anche in famiglia non ho incontrato difficoltà, quindi difficoltà solo perché era il mio primo lavoro. Ma le sue colleghe più anziane avevano trovato invece difficoltà, sì, nell'ambiente? Sì, moltissime. Alcune erano considerate anche poco serie, mentre invece non è vero. E la gente trovava sempre qualcosa da dire, perché appunto perché non era abituata, pensava che la donna che lavora, chissà, anche perché vedendoci andare in macchina, no? Di solito, almeno, anzi adesso ci sono le ragazze che hanno le macchine, quasi tutte le ragazze, ma prima nessuna delle ragazze aveva la macchina, insomma, quindi bisognava approfittare dei passaggi dei colleghi e la gente, chissà, non essendo abituata, chissà cosa mormorava, insomma, cosa pensava, cosa architettava. Beh, avrà incontrato anche lei qualcuna di queste critiche? Sì, senza dubbio. E cosa ne pensa? E la gente infatti non ha degli alti concetti di noi ragazze, comunque ormai è un po' sorpassato, comunque a me non importa, insomma, non ci tengo tanto al giudizio della gente. Per me la donna che lavora ha un fatto di indipendenza personale, come anche un aiuto finanziario per la famiglia. Su tutti e due gli aspetti non è che ci si possa dire qualcosa di contrario, anzi sarebbe una cosa molto utilissima se la donna riuscisse a trovare anche del lavoro propizio per le sue capacità. Ormai è una cosa già scontata, che si sta tendendo alla parità di diritti tra l'uomo e la donna, no? Io personalmente sono di parere, sono d'accordo praticamente a che la donna sia libera come libero l'uomo. Lei sposerebbe una donna che lavora? Sì, senz'altro. Insieme con l'evoluzione della mentalità, il contatto col mondo industriale ha creato nei giovani nuove esigenze. L'area dell'impianto petrolchimico è limitata verso il paese dal fiume Gela, che segna anche il confine della progettata zona industriale. Dall'altra parte del fiume è sorta da pochi anni la scuola dell'INAPLI per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria. Hey.
Fino a 10 anni fa, l'unica scuola media superiore di Gela era il vecchio tradizionale liceo classico. Ma l'industria chiede tecnici e maestranze specializzate. Per questo i ragazzi cominciano a sentire il bisogno di qualificarsi e frequentano in numero sempre maggiore l'istituto per geometri e ragionieri, quello per chimici e il magistrale, tutti aperti di recente insieme con l'istituto di addestramento professionale e con l'INAPLI. Mi piaceva farlo perché è un bel mestiere secondo me. Purtroppo dopo vedevo che non mi andava tanto perché sempre facendo il falegname, visto che non si guadagnava molto, prima del 1500 lire restava quella da fare un'opera qualsiasi. Adesso invece con la qualifica dell'INAPLI cosa spera di ottenere? Spero di ottenere una paga normale come gli altri operai, studiate 3.000 lire al giorno, 3.000 volte, una paga di un buon operaio per poter vivere. Quando avrò terminato i corsi dell'INAPLI, certamente cercherò del lavoro. E praticamente a Gela non ce n'è. Allora cercherò di trovare lavoro all'estero, non so dove c'è lavoro. Io uno che va all'estero, specialmente in Canada, un paese così progredito, vogliono delle persone, dei giovani che sanno qualcosa, un po' che hanno una qualifica. E vi spiacerà molto lasciare Gela? No, perché devo andare, la mia patria è dove c'è il lavoro. Dove c'è il lavoro, no? È il mio paese, no? Andarsene non è più un dramma per i ragazzi di Gela. Con una qualifica in tasca ha cessato di essere un'incognita. E poi c'è la speranza che di là dal fiume la zona industriale si allarghi e ci possa essere qui domani un lavoro per tutti. Sono diplomato perito chimico industriale qui all'Istituto Chimico di Gela. Quest'anno ci sono state su una 50 di periti chimici, soltanto io sono stato assunto. Per quanto riguarda la sessione dell'anno scorso mi pare nessuno si sia impiegato qui all'ANIC, ma molti però sono andati fuori all'estero a lavorare. Ecco, lei pensa che sia un bene o un male che ci siano queste scuole se poi i diplomati non trovano lavoro qui? Certo, bisogna anche capire la situazione attuale come ci troviamo noi. Cioè, usciamo praticamente dalla crisi economica, dalla cosiddetta congiuntura. Ci siamo diplomati in questi anni, per cui siamo stati sfortunati, diciamo. Ma penso che in seguito però le cose andranno per benino e ci sistemeremo tutti. E penso che sia bene frequentare queste scuole perché l'Italia a quanto pare ha bisogno di molti tecnici. Senta, molti suoi amici non lavorano qui di Gela, no? Molti gelesi. Beh, la maggior parte no. Nei riguardi di loro, lei si sente un privilegiato oppure... Oh no, non potrei essere mio coloro sentendomi un privilegiato. Che so, o sarei escluso io o ti sarei escluso loro. Non si può essere dei privilegiati. Lavorare qua è come un lavoro normale, come tutti gli altri lavori. Non è che ci sia qualcosa di grande, qualcosa di diminutivo nel lavoro. Il lavoro in sé è il lavoro, c'è poco da fare. Lei resterà a Gela o andrà sì, via? Sì, resterò, penso di restare a Gela. Pensa che resterà a Gela. Come vede che i ragazzi di Gela, i giovani, abbiano domani un posto nella nuova Gela? Se abbiano qualche cosa da dire di importante? Penso che così come sanno le cose i giovani a Gela, tante aspirazioni non ne dovrebbero avere. Perché manca soprattutto un posto di lavoro sicuro, no? Quindi è bene che a Gela ci si preoccupasse di più per, diciamo, allargare posti di lavoro, quindi non so, fare certi piccoli complessi industriali, tutto genere di cose, in modo che i giovani che cresceranno. Questo è un orologio del Settecento spagnolo che rappresenta una scena di caccia. La casa è stata costruita nel Settecento da un mio antenato ed è rimasta così immutata dalla morte del fratello del nonno. Le porte sono laccate e dell'epoca. Il vaso greco è del 460 a.C. ed è da attribuirsi al pittore dei Niobidi. Questo è il salone. Ogni anno per il mio compleanno do qui una festa. L'arredamento è tutto stile Settecento, anche il lampadario che è di vetro di Murano.
Questo vecchio palazzo patrizio che dà sul corso principale di Gela è uno dei pochi superstiti del disordinato rinnovamento edilizio della città. Abbiamo riunito qui per un colloquio alcuni ragazzi figli della grossa borghesia fondiaria gelese. Ci interessava sapere in che misura essi partecipano della trasformazione in atto. Qual è in sostanza il ruolo che i ragazzi del loro ceto rivestiranno nella società gelese di domani? Approvate voi in tutto questo processo di evoluzione oppure pensate che debba essere conservato qualche cosa? Beh, questo processo di evoluzione può portare, come già ha portato, dei benefici per Gela in buona misura. È venuta meno la mano d'opera per questa industrializzazione che c'è stata. I contadini hanno abbandonato molto le campagne, appunto cercano di entrare nell'industria. Io non vedo sino a che punto però possa aggiungere questo miglioramento del paese, insomma. Beh, che si migliorerà Gela come tutte le altre città italiane con l'andare del tempo, io penso che certo sarà così, e lo spero. Pensate che l'avvento di un'economia industriale possa cancellare altre forme tradizionali di vita? E questo è un male o è un bene se dovesse avvenire o se avviene? Penso se avvenga totalmente, penso che sia un male. Sì, perché bene o male appunto la nostra economia, cioè l'economia di Gela era basata sull'agricoltura, quindi dovrebbe esserci una trasformazione radicale che potrebbe ritorcersi su Gela stessa, cioè in un certo senso. Cioè potrebbe ritornare a danno. A danno per chi? Per i proprietari terrieri. Anche. Ma relativamente. Beh, soprattutto per questi, perché forse nell'industria quelli che prima facevano i contadini, possono trovare maggiori soddisfazioni che nella terra, perché la terra si sa ormai dà un frutto che non era quello di prima, e quindi per loro, forse per la classe, diciamo, per contadina, penso che possa essere un miglioramento nei loro riguardi, ecco, come condizioni di vita, perché in effetti fino ad ora sono state molto basse queste condizioni di vita. Quello che sta avvenendo qui permetterà un'agricoltura sul piano industriale oppure porterà via, depaupererà? Se la mentalità del gelese, diciamo, lavoratore rimane vincolata all'idea che l'industria può essere la migliore occupazione possibile, allora non si potrà andare avanti nel senso del miglioramento dell'agricoltura. Ma se ritornano un po' indietro, cioè nel pensiero che l'agricoltura può essere sempre utile, allora può darsi qualcosa si possa fare anche nell'altro campo. Cioè, potrebbero abbinarsi tutte e due le attività. Voi personalmente, quali prospettive avete per il vostro futuro? In Gela, fuori Gela? No, io spero di rimanere a Gela, se poi non dovessi rimanerci, pazienza. Ma io me lo auguro perché, insomma, c'è il mio ambiente, le mie amicizie, tutto. Luisa, sentiamo lei. Beh, io sono iscritta all'università, quindi conseguirò la laurea e penso di insegnare. Avrei voluto iscrivermi in scienze biologiche e magari, non so, poi svolgere un'attività fuori da Gela, entrare in un'industria, in un laboratorio, eccetera. E invece mio padre questo me l'ha proibito perché non vuole che mi allontani da Gela, quindi ho dovuto scegliere la carriera di professoressa, che spero. Lei, Antonella? No, per me non credo, almeno finora, non mi si è affacciato questo problema. Comunque penso che mio padre mi lascerà fare su quello che vorrò scegliere io e mi darà, insomma, libertà, insomma, nella scelta della mia carriera. A lei, Marisella, volevo chiedere una cosa. Lei è stata fuori lunghi periodi da Gela, no? Sì. Cosa ha trovato che sia cambiato in questo tempo nella vita della città? Ma guardi, se c'è stato un cambiamento è stato talmente progressivo che almeno io l'ho assimilato pian piano e non l'ho notato. Le finestre di questo palazzo danno sul corso principale, ma affacciandosi non vede qualche cosa cambia? No. Perché? No, perché insomma la gente che c'è sempre stata a passeggio sul corso c'è ancora anche oggi, quindi... Sì, ma io raramente mi affaccio, proprio quasi mai. Questo balcone rimane sempre chiuso? Tutti rimangono chiusi. Se io avessi una terrazza, insomma, al terzo piano, un balcone al terzo piano, magari mi affaccerei, ma così essere quasi a tu per tu, con tutta quella massa, mi dà un po' fastidio.
noi giovani certe volte quando siamo stanchi e non sappiamo più che fare, oppure già siamo stati al cinema, allora ci sediamo in qualche bar e incominciamo a guardare, vediamo alcune ragazze nuove, poi invece certe volte facciamo dello spottone. Beh, la passeggiata è normale, piuttosto normale qua nel nostro paese, perché non ti fa altro appunto che passeggiare la sera. Non ci sarebbe altro, guardi. Ma io di la verità passeggio sempre, in sostanza. Beh sì, diciamo che è una specie di rito più che altro. Non so, lei la domenica è privo di camminare qui, che sono tante le persone che passeggiano. Mentre durante i giorni feriali, sì, trova quella quantità, ma non quanto la domenica. La passeggiata è una cosa alquanto faticosa. Si fa tutto il corso, avanti e indietro, fino a stancarsi veramente. È una cosa terribile farla ogni giorno. Generalmente si fanno 10-12 km di passeggiata. La domenica è meravigliosa, no? Perché uno si va a sedere al bar, uno sceglie il posto, una ora di punta dove c'è il passeggio, no? Tutto il paese esce a massa a passeggiare. Però si ci divertono perché vede tutti. Passiamo così del tempo. Poi maggiormente quello in cui ci incuriosisce maggiormente sono appunto le coppie dei fidanzati, capito? Allora c'è il fidanzato e la fidanzata, padre e la madre del fidanzato, il padre e la madre della fidanzata, la sorella, il fratello, insomma, una carovana. Se il fidanzato dovrebbe portare la ragazza al cinema, allora gli costa noce, circa 10.000, 5.000 al secondo. Oppure a prendere una pizza, a prendere qualche gelato. Noi siamo stufi veramente di questa passeggiata, non ne possiamo più, specialmente lungo il corso, ma intanto dove si va? I negozi migliori sono lungo il corso. Comunque ne abbiamo anche altri posti dove passeggiare, specialmente dietro il municipio, oppure il bel lungomare che c'è un bel corso, un bel viale. Con noi gli anziani non c'è alcuna possibilità di dialogo, in quanto loro ci credono o troppo inesperti o perdi tempo, quindi è impossibile creare un dialogo con i vecchi, con gli adulti. Con i giovani, beh, si può discutere, però insomma saranno 3-4 le persone con cui poter discutere, non so, di filosofia, letteratura, musica. Lei che interessi ha specifici? Insomma, io ho scritto delle poesie. Per me la poesia è quella che esce subito da un sentimento, da un moto dell'anima. Quindi mai una poesia pensata, mai una poesia voluta, bensì una poesia di sentimento completamente. Ha mai fatto sentire a nessuno le sue poesie, dico, di critici, di poeti? Senta, lei lascia la Gela per seguire la sua vocazione letteraria? No, lasciare Gela per la vocazione letteraria no. Forse per lavoro sì, ma per la vocazione letteraria no. Perché? Perché io lavoro, quindi prima il lavoro e poi l'hobby. Mi parli un po' della situazione delle attività culturali giovanili di Gela. Allora, non c'è alcuna attività giovanile, in quanto noi stessi, forse per abolia, per apatia, non so, non ne facciamo. Non abbiamo mai cercato di formare, non so, un club, un salotto da poterci riunire, quindi penso che una colpa sia da imputarsi anche a noi stessi. E per quanto riguarda l'attività sportiva, qui a Gela la situazione è un po' deludente. Abbiamo sì qui un campo sportivo con una squadra che, giocando nel campionato di promozione, si è ben piazzata, fatto il sesto posto, ma poi al di fuori di questo campo non abbiamo quasi nulla, perché oltre alle palestre scolastiche, che sono poco attrezzate per il momento, non abbiamo nulla, perché la classe dirigente, i professori ci illudono con le loro promesse, dicendoci oggi, domani, in seguito vedremo, abbiamo scritto alla CONI, alla FIDAL, ci dobbiamo affiliare, non so. Ma poi praticamente le loro promesse si dissolvono nel nulla e noi giovani ci troviamo in una situazione paradossale, perché per poterci allenare dobbiamo andare fuori e allenarci da soli. È una cosa deludente per noi giovani vedersi sacrificati, perché alcuni che riconoscono di avere delle capacità debbono per forza rinunziare alle proprie attività. In questo bar del centro nasce in pratica l'unica attività agonistica dei ragazzi di Gela, o almeno degli appassionati di motori.
Tutti i pomeriggi arrivano con le loro macchine truccate e passano delle ore a discutere e fare scommesse. Poi si ritrovano sulla strada di Butera. Il biliardo, la partita a carte, i tavoli dei bar, la passeggiata, tutti i passatempi ereditati dagli anziani. Ogni giorno, per inerzia, la stessa cosa. Ci sarebbe un teatro, ma è chiuso da anni. Gli unici due cinema danno soltanto film di categoria B e anche questo è motivo di scontento. A Gela i ragazzi non hanno altro e nessuno li aiuta a organizzare nuove forme di divertimento. S'arrangiano quindi come possono, ma la noia è comune a tutti i gruppi, in ogni ceto. Come vi divertite voi del vostro gruppo? Lei per esempio? Beh, ogni di estate, la mattina nel mare, pomeriggio ogni tanto andiamo a fare a mare, oppure facciamo delle gite, non so, oppure ci riuniamo, facciamo delle riunioni a ballare, così giochiamo, partite a King. Beh, siamo tutti dei ragazzi molto affiatati che ci vogliamo un sacco di bene, cresciuti tutti insieme. E si cerca di passare il tempo meglio che si può, insomma. Quindi anche quando è noia, perché ogni sera si può dire, si fa la stessa cosa, insomma, ci si riunisce, si chiacchiera, ma insomma quando c'è il divertimento si fanno sempre le battute carine e quindi insomma, io mi diverto, non mi annoio quasi mai. Insomma, noi cerchiamo di fare tutto il possibile per cercare di ammazzarla questa noia. Ci divertiamo, sì, insomma. Praticamente ci divertiamo per il semplice fatto di stare insieme, infatti anche se ci annoiamo ogni sera però cerchiamo di riunirci, quindi praticamente è un bisogno di stare sempre insieme. Ho capito, ma ogni tanto non arriva qualcuno di nuovo che si inserisce, come sì, viene accettato? Sì. Come... Ma molto cordialmente. Bene, bene, sempre bene. Viene accettato bene, però non sempre riesce a inserirsi nell'ambiente, perché non so, noi siamo ad esempio molto affiatati ed è difficile che qualcuno riesca comunque non snobbiamo ad entrare nessuno. Proprio nel gruppo centrale. Al riparo dalla curiosità dei vicini e all'insaputa dei genitori, gli studenti hanno trovato una maniera di divertirsi che esce dagli schemi. Al tradizionale ballo in famiglia hanno aggiunto le festicciole di nascosto, in genere tra compagni di scuola e nelle ore più insolite, anche di mattina. Si mettono d'accordo, di solito in poche coppie, per trovarsi in casa di qualcuno di loro dove però non ci sia nessuno.
sono nuove occasioni di incontro e di riunione fuori dalla famiglia e dall'ambiente scolastico. Vorrei sapere perché voi fate queste feste di nascosto. Facciamo queste feste di nascosto per stare un po' più liberi, per non avere, per non fare sotto gli occhi dei genitori, per poter avere degli incontri che non si possono avere sotto gli occhi dei genitori. Noi giovani, no? Sentiamo proprio il bisogno di riunirci magari tra di noi, no? Ragazzi e ragazze, per parlare dei nostri problemi, dei problemi attuali dei giovani. Ci interesserà molto. I genitori non sanno che voi siete qui adesso, no? Se i genitori vengono a sapere di queste vostre feste, di queste vostre riunioni, cosa capita? Dipende dalla mentalità dei genitori. Ci sono delle ragazze che chiedono il permesso ai genitori e i genitori accordano questo permesso. Ci sono altri genitori che non accordano il permesso a queste ragazze. Quindi, come diceva lei, queste ragazze devono venire nascoste. Beh, possono rimproverarle, veramente rimproverarle di non andare più con la festa, di punirla per non farle uscire più, questo qui. Voi siete d'accordo su questa mentalità un po' che vi limita in queste manifestazioni giovanili, eccetera? No, non siamo d'accordo. Siamo d'accordo in quanto noi vorremmo la massima libertà. D'altra parte noi dobbiamo capire pure i nostri genitori, in quanto la nostra mentalità. La mentalità della Sicilia si sta sviluppando, però ci sono delle mentalità ancora arretrate rispetto al continente. Cioè l'ambiente che critica questi genitori se dà la massima libertà alle proprie figlie. Quindi devono agire secondo l'ambiente. Secondo l'ambiente è cosa che è sbagliata qui, in quanto non dovrebbero dare importanza all'ambiente. Lei domani, quando si sposerà, avrà dei figli, come si comporterà a questo proposito? Beh, io non sarò della mentalità dei genitori, anche perché avremo un'altra epoca. Comunque, lascerò i miei figli un po' più liberi. Certo, non liberi proprio la libertà che porta un po' difficoltà poi. Comunque, non sarò come sono le mamme adesso. L'atteggiamento critico di questi giovani verso il loro modo di vivere ha come punto di riferimento un modello ideale, l'Italia del Nord. Ma a Gela esiste una comunità di settentrionali, cioè i dipendenti dell'ANICE e le loro famiglie. Volevamo quindi sapere se i ragazzi di qui e quelli venuti da fuori sono d'accordo sui problemi comuni. Alla casa albergo del villaggio residenziale abbiamo invitato due ragazzi gelesi per un incontro con tre continentali. Vorrei cominciare chiedendo a voi ragazzi, che qui a Gela siete chiamati i settentrionali, i continentali meglio, come vi trovate qui? Bene, certamente non ci troviamo, perché dopo tutto non è il nostro ambiente. Ora, specialmente... mi posso anche adattare, ma penso che qui sia Adriana che Rita non si trovino senz'altro bene. Ecco, ditemi allora voi. Beh, io in un primo tempo sì, ho trovato difficoltà ad adattarmi, i primi 2 anni specialmente. Adesso invece nell'ambiente scolastico ho trovato 2 amiche che rispondono pienamente alle mie esigenze, ai miei desideri. E quindi ho cominciato un po' ad ambientarmi, adesso mi trovo abbastanza bene. Lei frequenta le scuole qui a Gela? Sì, qui stanno all'esame. E lei, Adriana, che non frequenta le scuole? Ah, io mi trovo malissimo. Perché non sono riuscita a fare delle amicizie, a entrare nell'ambiente. Oppure avevo fatto delle amicizie, ma troppa diversità di mentalità e tutto quanto. Uscivo con questa comitiva, ero entrata nel loro giro ed era anche una comitiva formata dai migliori ragazzi di Gela.
Ma sì, le lip di Gela, così si chiamano. Ma le ragazze non hanno sempre, avevano paura, siccome una ragazza settentrionale, avevano paura che si portasse via loro il ragazzo. Insomma, non mi accoglievano nell'ambiente, mentre i ragazzi sì, quei ragazzi mi sono trovata meglio, senz'altro. Allora, è un'accusa un po' alle ragazze di qui. Lei cosa dice, Angela, a sua volta? No, io non sono d'accordo. Penso che se lei si è trovata male con una comitiva, non è il caso che tutte le ragazze settentrionali si trovano male con le ragazze siciliane. L'ambiente gelese penso che non sia l'ideale per i giovani, neanche per noi che viviamo qui, che siamo sempre vissuti qui a Gela. Quindi non è neanche l'ideale per loro, soffriamo noi come soffrono loro. Mi meraviglio come mai non si vada d'accordo tra ragazzi, semmai la mentalità dei vecchi, diciamo così, degli anziani che non... Lei invece, Roberta, mi dica. No, io penso che i continentali così vengono per partito preso, cioè con pregiudizi propri che hanno sentito e stentano subito a fare delle amicizie. Perché nell'ambiente di scuola io penso che i ragazzi si trovino senz'altro d'accordo, sia continentali che gelesi che siciliani. Semmai il dubbio sarebbe per i ragazzi che lavorano forse stentano a trovare delle comitive, forse perché hanno poco tempo disponibile, anche perché molti dicono io ci starò 2-3 anni, non mi inserisco per niente, io sono venuto qui perché mi hanno promesso un periodo di transizione, di lavoro, starò 2-3 anni, non tento nemmeno ad inserirmi. Non è il fatto che uno non tenta ad inserirsi, per esempio, e sono completamente diversi da noi. A me piace andare a pesca, andare a caccia, piace. E loro invece l'unico divertimento che ho trovato qua per me era avere una macchina truccata e correre dal pazzo. Oppure passeggiare sul corso, questa è... Anche questo, sì. Io penso che non sia vero. Ma perché? Prima... Ecco, allora, loro cercano, diciamo, vengono sempre, insomma, io penso che il gelese sia... cerchi di avvicinarsi sempre più a loro, invece loro siano più resti. Adriana, volevo chiedere, lei pensa che da questa sua esperienza, diciamo, di impossibilità di inserirsi sia definitiva, oppure che ci siano delle possibilità così ancora di... Voglio dire, come sta vivendo adesso? Si sta vivendo chiusa completamente? Sì, oppure... sì, chiusa, no, io non frequento nessuno di Gela. Conosco, sì, anche con questi ragazzi quando ci incontriamo ci si saluta, ma io adesso vivo qui al quartiere molto, non vado in paese. Si annoia, eh? Sì, senz'altro, questo sì. Può darsi che faccia nuove amicizie e mi trovi bene, non lo so. In tutti i modi, adesso se facessi un'altra amicizia sarei prevenuta, mentre prima non lo ero assolutamente. Volevo chiedere a voi, allora, continentali, diciamo, quali prospettive avete? Pensate che così, come pensate di risolvere questo problema, insomma? Io penso che tutti i continentali che sono qui al villaggio, perlomeno la maggior parte, tutti desiderano andare via, se non altro per la nostalgia della terra in cui si è nati. Senz'altro, anch'io penso di andare via. Lei invece? Io spero un trasferimento di andare via senz'altro. Non c'è dunque intesa tra ragazzi gelesi e forestieri. Questo rispecchia una complessa situazione di disagio che investe entrambe le comunità e andrebbe risolta con reciproco impegno sul piano psicologico e ambientale. Rimaniamo un po' passivi a queste manifestazioni, e in quanto non insomma per motivi religiosi, ma quanto insomma perché ormai abbiamo superato, diciamo, certi atteggiamenti tradizionali, no? Se noi partecipiamo alla processione non è semplicemente per uno scopo appunto religioso, bensì così solamente insomma per curiosità, per vedere che sono molta gente che effettivamente non si vede tanto spesso.
voglio dire questo, che questa festa è presa come spunto sia insomma per uscire e soprattutto per mostrare insomma i begli abiti oppure i belli acquisti che sono fatti, per cui effettivamente il rito religioso perde la sua vera importanza insomma. Noi giovani invece non sentiamo, non ce la sentiamo, infatti guardi, se lei guarda intorno, insomma giovani non ne vede, vede soltanto qualche ragazzo. Non che non crediamo, comunque ci sentiamo strani, a noi ci interessa soltanto, che so, passeggiare. Questa è una festa come tutte le altre, so. Questa festa potrebbe essere come una domenica qualsiasi, ecco, cioè avere modo, che so, di vedere. Ecco, che so. Per le strade di Gela, al cinema, nel parco pubblico, nei luoghi frequentati, è ancora assai raro incontrare coppie di giovani che non siano sposati o fidanzati ufficialmente. Altrettanto raro vedere ragazzi e ragazze insieme a gruppi. La paura di quello che la gente può pensare limita molto la libertà dei rapporti. Contro questa mentalità si rivolge in particolare la critica della nuova generazione. Agli scavi dell'antica Gela, un posto romantico un po' fuori dall'abitato, abbiamo dato appuntamento a Graziella e Rossano, due studenti che non sono fidanzati tra di loro, per parlare del cosiddetto fidanzamento segreto, formula accettata dai ragazzi per indicare i primi flirt che debbono per forza tenere nascosti. I ragazzi di Gela hanno, come ho detto, poca libertà, no? Specialmente le ragazze. I ragazzi sono maschi e hanno tutta la libertà che vogliono. Quindi, quando la madre, i genitori danno poca libertà, cioè, di uscire, di fare qualche gita in compagnia, in comitiva, a fine che queste cose, anche se non li fanno all'ultimo del giorno, cioè con il consenso dei genitori, vengono fatti di nascosto, no? Che è peggio secondo me. Quando si fidanzano così i ragazzi di nascosto, la colpa credo che sia un po' dei genitori, in quanto non danno quella libertà, ma soprattutto i genitori lo fanno questo, posso dire io, per la gente. Si preoccupano di quello che possono pensare gli altri, per esempio quando si passeggia tutti i ragazzi, ragazze assieme sul corso oppure si fa qualche gita assieme, sempre si preoccupano di quello che possono dire gli altri. Quindi il fidanzamento segreto, secondo voi, è solo una cosa delle classi meno evolute di Gela oppure anche delle classi più evolute? No, anche delle classi più evolute. Credo che ce ne siano molte anche. Questo è male, non dovrebbe più accadere, questa è una tradizione antica che si dovrebbe superare. Lei è fidanzata segretamente, vero? È segretamente fidanzata? Ecco. Ecco. Mi racconti un po' la sua esperienza, non di come vi siete conosciuti, perché adesso non importa, no, naturalmente, no? Ma così, di come riuscite a vedervi, per esempio. Riusciamo a vederci sul corso, naturalmente, niente, come se qualche amica ci aiuta ogni tanto così, fare qualche passeggiata, non so. Ma vi telefonate? Sì. Da dove le telefono? Da casa di qualche amico o amica. E perché non le telefona da casa sua? Perché è un po' difficile in quanto ci sono i genitori e poi non potrebbe parlare a lungo così come parliamo noi, ci stiamo molto tempo. Senta, il fidanzamento ufficiale rappresenta un obbligo troppo pesante fino a una certa età oppure no? L'età noi giovani ancora, per me è un grande impegno, cioè non è un grande, sarebbe una catena, ci sarebbero più divertimenti in compagnia, sempre stare vicino alla fidanzata, in casa della fidanzata. Quindi noi cerchiamo di evitarlo per ora, no? Questo fidanzamento ufficiale. Se ci sarà, succederà dopo, negli anni, dopo 6-7 anni, si conoscerà. Non per i giovani, per le giovani no, credo che sia diverso. Ecco, mi dico. Credo che sia più bello fidanzarsi ufficialmente, si è più liberi. Per le ragazze, certo, si è più libere di uscire col fidanzato quanto si vuole, quanto divertirsi assieme, credo che sia più bello. E allora perché le ragazze accettano questa combinazione del fidanzamento segreto? Allora? Perché sperano che diventi un fidanzamento ufficiale? Sì, oppure? Sì. In genere, ecco, il fidanzamento segreto diventa poi fidanzamento ufficiale? La maggior parte delle volte no.
di no, ma certe volte succede invece che si faccia un fidanzamento ufficiale, quando è una cosa seria naturalmente. Dal fidanzamento alle nozze, i ragazzi siciliani si dibattono tra il desiderio di rinnovamento e le regole imposte dalla tradizione. Lei è fidanzato? Diciamo che ho un'ex fidanzata. Cosa vuol dire ex fidanzata? Quasi fidanzata. Non ho ancora fatto la mia dichiarazione. Ho capito. Lei è questa ragazza che adesso la vuole sposare oppure no? No, per ora pensiamo solo a divertirsi. Poi, quando avrò un'età matura, penserò al matrimonio, no? Senta, come se la sceglierà la fidanzata quella per il matrimonio? Beh, un tipo casalinga, adatta alle faccende di casa. Non mi piacciono poi quelle donnicciole che vanno girando. Quando si sposerà, che tipo di matrimonio farà? Un matrimonio semplice oppure un matrimonio con tanti invitati? Beh, vorrei festeggiare una cosa grandiosa. Quanta gente pensa di invitare? Un 200, come il matrimonio che ha fatto mia sorella. Se dato con un fasto non sempre proporzionato alle finanze degli sposi, è un obbligo sociale inderogabile. Gli invitati possono essere anche 300-400. Si mangia e si balla per parecchie ore, poi ci vorranno forse anni di lavoro e di risparmi per pagare il conto. Felice con me, solo se. A questo ricevimento abbiamo avuto la sorpresa di incontrare alcuni ragazzi della nostra inchiesta. Si notavano subito dall'abito. Non erano stati invitati, ma partecipavano attivamente alla festa. Se tu lo vorrai, verrai, io sarò sempre con Valentina. Mai, mai, mai amerò. Valentina, lo sai. Pochi divertimenti più che altro, quindi noi l'unico ritrovo l'abbiamo qui alla Conchiglia, maggiormente in sostanza perché essendoci molto matrimoni in sostanza uno scende così o per affibbiarsi a delle amicizie, conoscere qualche ragazza, scambiare qualche parolina, poi anche sa come si è giovani e tratti un po' dalla passione della musica, si ascolta un po' il complessino. Lei cosa pensa di questo apparato esteriore dei matrimoni in Gela? Beh, io penso senz'altro che non sarebbe proprio necessario tutto riguardo appunto tutto questo apparato esteriore, va bene? Ma siccome purtroppo noi dobbiamo rispettare appunto una tradizione, va bene?
quindi i matrimoni normalmente si fanno sempre con tutta quella parata di persone, conoscenti, specialmente tutti i parenti, tutta la cerchia. E siccome appunto i parenti normalmente sono moltissimi, ecco che allora che si ottiene un matrimonio tutto fastoso, va bene. Basta che io personalmente, guardi, non crederei opportuno appunto creare tutto un matrimonio così con tutta questa parata, va bene. Dice, ma perché? Perché io considero il matrimonio, insomma, qualcosa di intimo. Anch'io sono contrario al fatto di avere molta gente attorno, via. Io sposerò, se mi sposerò, questo ancora non è detto. Ma così, appena con i genitori, qualche amico intimo e poi via. I giovani la pensavano molto differente dai vecchi, dagli anziani, perché loro vivono di tradizione poche altre, come qui a Genova, in Sicilia e in tutte le parti, perché i vecchi hanno le proprie opinioni, le proprie... hanno il proprio tenore di vita, diciamo, no? Perché sono stati abituati tutti in un altro mondo di vivere. Vi posso raccontare che so una cosa che è successa a me. Ero io con alcuni amici, io Ventura e Moscato, noi abbiamo fatto una scommessa di non tagliare né i capelli e non far mai la barba, no? Per un certo periodo di tempo, non so, 3-4 mesi, quant'era così. Allora, i primi 2 mesi e mezzo così è riuscita. Ma però c'era sempre la gente, un po' gli anziani, no? Che non concepivano il fatto che noi avevamo tutti quei capelli lunghi e quella barba. Magari ci prendevano in giro, non so, si mettevano a ridere così per esempio. E lo stesso è capitato a scuola, no? Che il preside me lo diceva quasi sempre, togliti i capelli e fatti la barba, così per esempio. Poi un bel giorno si è arrabbiato e mi ha dato un ultimatum, dice, ti togli i capelli e ti fai la barba oppure tu non entri più in classe addirittura. Ha fatto venire papà in classe perché non volevo tagliarmi i capelli, perché se no dovevo pagare la scommessa, io c'era la scommessa di pagare il pranzo e così via di seguito. Quindi poi ho detto agli amici, ragazzi, che non posso farne a meno io, se no dico perdo l'anno scolastico e così via di seguito. Allora ho dovuto tagliare i capelli. Questo è il dramma un po' di tutti i meridionali, cioè il contrasto tra la vecchia e la nuova generazione. La nuova generazione che vorrebbe essere simile ai giovani del nord, vorrebbero essere, ma aspettano sempre qualche cosa dall'esterno. Non tentano loro stessi di cambiare un po' con la situazione, di, non so, rimodernare la mentalità o le stesse strutture e rendere quindi la vita un po' più piacevole. Perché nei paesini è proprio monotono il tenore di vita. E spetta proprio a noi giovani cambiare la situazione di Gela. Certo, quando scomparirà la vecchia generazione, senz'altro le cose potranno andare meglio. Forse sono proprio loro a tenere a freno i giovani e impediscono di creare delle organizzazioni, di potersi un po' divertire. Sono senz'altro ottimista, appunto perché io pongo tutte le speranze in noi giovani e non in qualche aiuto esterno, che è inutile aspettare, perché altrimenti la situazione rimarrà sempre così come è stata finora. Non siamo più quindi chiusi in un mondo soltanto riservato ai privilegiati. Se uno le dicesse siete la generazione del petrolio, cosa direbbe lei? Beh, generazione del petrolio forse non siamo noi. La generazione del petrolio sarà quella che verrà, perché io penso che quello che c'è ora è soltanto in via di sviluppo, ma forse i nostri figli vedranno veramente di tutte queste cose che si parlano soltanto la forma concreta e saranno loro veramente la generazione del petrolio, non noi. Qualcosa cambia in Sicilia. I mutamenti ambientali non sono che il segno esteriore di un processo che sta pian piano trasformando il modo di vivere e di pensare. La nuova generazione è l'interprete di questo rinnovamento e nella guerra al pregiudizio le ragazze sono in prima fila. Basta sentire come criticano le idee tradizionali sulla posizione della donna nella società siciliana. Nonostante l'evoluzione sociale di costume in atto qui a Gela e uno sviluppo economico che non si può negare, noi abbiamo l'impressione che persista nella mentalità collettiva la convinzione che la donna debba sottostare, secondo la tradizione, all'autorità maschile. E cioè debba essere sottomessa prima al padre, poi al fratello e via via al fidanzato e al marito. Questo perché nei ragazzi di tutti i ceti è radicata l'idea dell'inferiorità della donna. Voi personalmente cosa ne pensate? Io penso che questo è vero, cioè tutto quello che ha detto è vero, perché nella mentalità dei ragazzi di Gela persiste questa idea, cioè che le ragazze sono inferiori all'uomo. Ciò avviene perché le ragazze non hanno ancora
forse non hanno raggiunto una maturità intellettuale da poter, insomma, eliminare questa idea. E poi perché mancano di coraggio, mancano di forza, mancano di capacità, soprattutto di coraggio. Certo, e soprattutto io penso colpa della donna l'essere considerata essere inferiore o meno, perché deve essere la donna a dimostrare all'uomo che può valere molto di più di quanto l'uomo pensi. E soprattutto, naturalmente, c'è da imputare questo alle ragazze qui in Sicilia, che purtroppo non si interessano molto dei problemi sociali, vivono un po' estraniate da quello che è il mondo del lavoro, il mondo anche della politica. Dunque, il sesso maschile è portato a considerarci come quelle che non se ne intendono, magari stanno a casa a fare qualche altra cosa, anche a studiare, ma che non si interessano di tutto quello di cui si possono interessare i ragazzi. Questo non è vero, ma siamo noi a doverlo dimostrare. Lei, Nunziatina, cosa pensa della parità tra i sessi? Beh, io ne ammetto la parità tra i sessi sul campo di lavoro, ma sull'ambito familiare non tanto. Anche io ammetto che la donna deve essere uguale all'uomo. Comunque ci sono certi problemi in cui l'uomo ha una visione, insomma, più acuta. Allora certe volte la donna, nonostante la sua intelligenza, non ci arriva. Oddio, non tutte le donne, perché ci sono donne molto intelligenti, per esempio Valentina, anche lei è andata nella Luna, non è un uomo, quindi ha dimostrato anche lei delle capacità veramente uguali a quelle dell'uomo. Ma siccome non siamo tutti uguali, quindi certe volte la maggioranza dell'uomo, insomma, superiorità è necessaria. Sentiamo lì, ecco, per esempio. La donna non deve essere considerata come soltanto la madre di famiglia che deve lavorare e basta, anche lei deve lavorare nel senso negli uffici, così, perché anche lei deve contribuire alla vita sociale della famiglia. E cercare di inserirsi nelle strutture della nuova società, vivere, diciamo, la vita della società, non estraniarsi, non rimanere ai margini, interessarsi di tutto. Sì, ma questo qui non può avvenire assolutamente, perché la ragazza qui è ancora legata alla mentalità, cioè che deve sembrare sempre una ragazzina ingenua, pura, insomma, immacolata, timida, che non conosce niente, che si spaventa di tutto, quindi sente, insomma, deve far capire al ragazzo che ha bisogno della sua protezione. Insomma, deve far sentire che lui è maschio, che è donna. E quindi la ragazza, scusami, quindi la ragazza, anche se c'ha in sé quell'aspirazione di poter rilevarsi, non so, di fare, insomma, si sente quelle capacità, non lo fa. Per il semplice fatto perché deve sentirsi donna di fronte a lui. Allora lei, Giovanna, è un po' pessimista sulla possibilità di conseguire rapidamente questa emancipazione, questa parità di diritti. Sì. Lei cosa ne pensa invece, Gianna? Io sono ottimista, in quanto penso che la popolazione femminile siciliana sia sulla strada di scoprire i suoi nuovi compiti. Cioè, penso che la libertà, la parità di cui si parla, sia una conseguenza di una maturità e di una libertà interiori. E lei, Nunziatina? Sono ottimista, nel senso che la donna, le donne di lassù, diciamo così, perché naturalmente si deve dare anche il tempo a delle ragazze qua di acquisirlo per bene, di questo miglioramento. E penso che con l'andare del tempo, appunto, possiamo andare anche noi a testa alta e dire che la donna non è affatto un essere inferiore. Lina, cosa dice lei? Io dico soltanto questo, che la donna, non so se arriverà a questo, ma la donna deve lottare soprattutto per arrivare a questo, per arrivare alla sua libertà, la sua libertà anche sull'uomo, e deve lottare con se stessa, ecco. Vuole concludere lei, Giovanna? Sì, dico che è impossibile che in poco tempo si possa raggiungere l'indipendenza completa, cioè la parità dei diritti della donna e dell'uomo, perché insomma ancora le ragazze sono, come ho detto, legate profondamente a tutte le tradizioni, eccetera. Ci vuole molto 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 tempo prima che arrivino a queste, soprattutto che le ragazze, cioè tutte, la maggior parte dovrebbero studiare, insomma, perché ce ne sono ancora la maggior parte di ragazze che non vanno a scuola, e questo è un punto negativo. Se tutte insomma un giorno potranno andare a scuola, studieranno, si formeranno una cultura, può darsi che si arriverà a questa completa parità di diritti che è necessaria. Cioè la cultura come superamento della tradizione. Sì, c'è, certo, senz'altro.
1984 con la canzone Supercalifragilisticexpialidocious. Ecco a voi Angelica Tuccio. C'era Gela fra circa 20 giorni, non appena avrò finito gli esami di maturità, perché mio padre è stato trasferito a Pisa e devo seguire la famiglia. Di dov'è lei? Io sono della provincia di La Spezia, Deva Marina. Quanti anni ha passato qui a Gela? 8 anni e mezzo circa. E ma in tutti questi anni lei ha notato qualche cambiamento? Sì, c'è stato un cambiamento, soprattutto in seguito alla scoperta del petrolio a Gela, l'installazione della raffineria, un cambiamento nella mentalità, anche nei costumi, soprattutto nei giovani. Così lei se ne va? Purtroppo devo farlo. Senta, ma tu pensa che non tornerà più qui a Gela? Ma spero di poter tornare, ma non credo sarà possibile perché la mia residenza è molto lontana da qui. Le dispiacerà partire? Molto, sì. Che cos'è che rimpiangerà di più di questo paese? Beh, anzitutto un fattore materiale, il clima, perché è molto mite, soprattutto d'inverno ed è bellissimo d'estate, anche se un po' afosa certe volte, ma soprattutto l'amicizia, perché gli amici mi hanno dato molta consolazione. C'è una concezione più profonda qui in Sicilia dell'amicizia che non ha su. Qui si è più attaccati fra amici. Vivendo lontano, a uno che non è mai stato a Gela, come descriverebbe questa città? È una città molto complessa, perché vi sono come quasi due caste, due tipi diversi di gelesi. C'è il gelese più retrogrado, ancora attaccato alle tradizioni, ed è il gelese ignorante che non ha avuto un'educazione scolastica molto elevata. E via gelese, soprattutto i giovani, soprattutto quelli che hanno studiato, che hanno una mentalità molto progredita, che hanno le stesse idee dei giovani del nord. E sono proprio questi giovani che cercano di andarsene da qui, perché trovano questo ambiente quasi ostile. Ed avendo le idee che abbiamo noi di lassù, vorrebbero trovare anche l'ambiente adatto per poter sfogare i loro impulsi giovanili. Dovendo lasciare un consiglio partendo un ricordo ai suoi amici, che consiglio darebbe? Io so che qui si lamentano moltissimo della situazione, del fatto che c'è poca libertà. Io consiglierei loro di provare ad andarsene da qui, però in una vacanza, per breve tempo, e di confrontare l'ambiente di qua con l'ambiente di lassù. Allora vedrebbero che anzitutto non c'è molta quella differenza che loro credono, e poi che qui le cose stanno cambiando e che cambieranno, e Gela potrà essere una città simile a quella del nord soltanto se loro rimarranno qui e non vorranno scappare come cercano di fare, perché il progresso di una città dipende proprio dalle forze dei giovani. Questo suona la tromba, giovani all'attacco. Lo stati, cu la testa dintro sacco.